Contenuti scaricabili. Episode pronto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 89esimo episodio per la nostra serie di Final Fantasy XV e al tempo stesso primo episodio per il DLC di Prompto. Come già fatto in Episode Gladio, anche in Episode Prompto rinnovo la mia promessa nel dar fondo a tutto il mio impegno e a tutte le mie competenze videoludiche per potervi così portare una serie completa sotto ogni punto di vista, dalla storia all'ottenimento dei collezionabili così come all'ottenimento di tutti gli oggetti consumabili presenti in game. E volendo poi realizzare una guida completa, professionale, diretta e chiara anche al raggiungimento di tutti i trofei o obiettivi che dir si voglia presenti in questo contenuto aggiuntivo, con l'intenzione di essere sempre al vostro fianco quando avete una difficoltà per aiutarvi a superarla e con l'ambizione di voler così creare la miglior videoguida presente in Italia. Detto questo, cominciamo una nuova avventura. Si parte! Final Fantasy XV. Per Prompto, il viaggio insieme ai suoi amici si interrompe bruscamente quando si ritrova a terra sui binari dopo essere stato spinto giù dal tetto del treno. Seppure deciso a raggiungere di nuovo gli altri, il ragazzo si ritrova solo ad affrontare i dubbi e la tristezza che lo attanagliano. Alcuni giorni dopo la caduta dal treno. Prompto. Ed è così che riusciamo a muovere i nostri primi passi all'interno di questo nuovo contenuto aggiuntivo. Ci ritroviamo da soli con Prompto. Probabilmente ci siamo anche persi in queste lande ghiacciate, rischiando l'ipotermia e quindi morte per assideramento. L'unica cosa che possiamo notare in tutta questa tristezza e momentanea disperazione è che alla nostra sinistra e alla nostra destra ci sono delle conformazioni rocciose e degli elementi artificiali come delle ringhiere e dei pali della corrente, oltre al fatto che stiamo fiancheggiando dei binari. Quindi, anche se non ora, probabilmente in passato qui c'è stata una civiltà e vita umana. Ormai esausti per la fatica e per il freddo, crolliamo a terra. Ed è in questo momento che arrivano dei soldati Magitek a prelevare il nostro corpo esanime. Adottato da una famiglia di Lucis, Prompto non ha mai avuto un buon rapporto con i suoi genitori, spesso assenti da casa. Timido e sovrappeso, ha trascorso l'infanzia in solitudine, finché non ha conosciuto Noctis. Questo incontro l'ha aiutato a cambiare se stesso in meglio e a diventare il ragazzo allegro che è oggi. Inoltre ragazzi, se volete ulteriori informazioni sul passato di Prompto, vi invito a seguire 5 video gratuiti presenti già su YouTube riguardanti un anime chiamato Final Fantasy XV Brotherhood, che potrà proporvi ulteriori approfondimenti sia su Noctis sia sui suoi tre compagni, con un video dedicato appositamente all'infanzia di Prompto. みんなと一緒にいることを選んだ。でも、ずっと怖かったんだ。本当の僕を知られて、また一人ぼっちになるのか。
Dopo essere svenuti, riprendiamo finalmente i sensi, ritrovandoci in un ambiente mai visto prima. Sull'avambraccio di Prompto, il suo avambraccio destro, sembra esserci un tatuaggio molto simile ad una sorta di codice a barre. Prigioniero, esplora i dintorni. Sembra che ci ritroviamo all'interno di una sorta di laboratorio di ricerca. Ci sono molte strumentazioni e l'ambiente ci fa pensare questo. La prima cosa che possiamo fare è notare sulla nostra destra due oggetti collezionabili. Partiamo raccogliendo il primo. 26 novembre 723. Completati i lavori nel primo polo produttivo Magitech, a dirigerlo sarà il professore Verstel Bisitia, luminare delle ricerche Magitech. Quotidiano datato. Ancora in fondo un altro oggetto che è un registratore. Registrazione dell'8 luglio 722. Ed è ascoltando questa prima registrazione che incominciamo ad accumulare informazioni riguardanti gli esperimenti che venivano condotti sui demon per poter poi trasferire la loro energia all'interno dei soldati Magitek. Quindi, come tutto, in realtà ha avuto inizio. Fatto anche questo, raggiungiamo la colonnina in fondo alla stanza e la esaminiamo, così da tentare l'accesso alla prossima area. Product ID 紹介中. ID 0595-3234. 確認. Security check. Lost ID. 何? 当該 ID の確保. 回収作業に入ります. それ。 いいものを持ってるね。 Ed è così che riappare Artin. 出ない! ここどこだか わかる? いろんな呼び名があるんだけどさ。 第一魔導兵生産基地と君たちが戦ってきた魔導兵や死骸を作ってる場所だよ。でも君の本当の家って言った方が正しいかもしれないね。お友達に殺されかけたんでしょ。父がここで傷を癒していったか。バーサ大臣長官が 君の孤独を埋めてくれるかもよ。バサタイル。誰？え？知らないんだ。会いに行ってみたら、きっと面白いと思うよ。 Ed al termine di questa alquanto spiacevole conversazione otteniamo delle informazioni e anche la nostra prima arma. L'obiettivo di missione si aggiorna, per cui cerchiamo un'uscita. Finora abbiamo capito che ci troviamo in un polo produttivo Magitech, quindi in un certo senso la tana del leone, per così dire, quindi proprio in base nemica. Abbiamo anche ottenuto una pistola che ci ha gentilmente concesso il cancelliere Ardyn Izunia. Andiamo quindi su equipaggiamento e su prompto. Pistola. Potenza 183, arma da fuoco progettata per bersagli in movimento e adatta in ogni luogo e situazione. Inoltre abbiamo ottenuto anche un'arma corpo a corpo, cioè l'Audax, spada perfetta quando non si può ricorrere alle armi da fuoco. Attivandola, la lama estraibile si allunga minacciosamente, quindi una via di mezzo tra un manganello e una spada. Potenza 214. C'è da dire subito una cosa: Prompto non è personaggio da combattimento ravvicinato, bensì nasce proprio per un combattimento a distanza, per cui forzare troppo il gameplay del gioco, portandolo sempre ad un combattimento a corto, ci metterà di fronte a gravissimi rischi, per cui vi consiglio la distanza proprio perché Prompto nasce per questo. Inoltre abbiamo a disposizione due tecniche speciali: Stella Lucente,
attacca con un tiro abbagliante che acceca il nemico costo tecnica un segmento, e selfie estremo, scatta foto includendo il nemico nell'inquadratura costo tecnica due segmenti. Oltre all'abbigliamento completo invernale, realizzato in materiale antifreddo, aumenta energia vitale massima e resistenza e migliora il fattore antigelo. Come vediamo inoltre abbiamo di sotto il livello di prompt che è il 34, i suoi punti vita e le sue caratteristiche, che confermano ancora di più quanto detto poco fa, ovvero prompt è un personaggio a distanza e non da combattimento a corto, a meno che non ci troviamo proprio in situazioni del tutto particolari ed estreme. Fatto anche questo, non vi apro la mappa perché tanto è solo questa piccola piazzoletta qui iniziale, però col tasto R2 andiamo a vedere gli oggetti. Partiamo di base con 10 pozioni, 3 gran pozioni, 2 code di finisce ed un elisir, quindi abbastanza bene. Proseguiamo lungo il corridoio e cominciamo a guardarci in giro. Raggiunto il primo bivio ce ne andiamo sulla destra, ed è così che in fondo possiamo raccogliere il primo oggettino consumabile di questo contenuto aggiuntivo, che è una gran pozione. Ed è invece da quest'altra parte che abbiamo di fronte il distributore Ebony. Ricordate la bevanda preferita di Ignis? Esattamente lei. È da qui che possiamo salvare permanentemente i nostri dati di gioco. Proseguiamo ancora con la missione e ci troviamo di fronte il primo nemico di questo contenuto, quindi un soldato Magitek. Ed è qui che il gioco ci dà delle prime informazioni per quanto riguarda anche il gameplay. Ci sono dei soldati di pattuglia, prendi la pistola con la croce direzionale in alto e premi R1 per sparare, normalmente come se fosse una pistola con Noctis, la stessa identica cosa. Quindi abbiamo già la pistola, colpiamo 3 volte per la strategia, R1 tenuto premuto e fa tutto da solo. Inoltre se vogliamo possiamo anche provare il manganello con la croce direzionale sinistra, sempre R1, e vediamo che l'animazione è composta da 3 attacchi in serie, nulla di più. Eliminato anche questo fuciliere imperiale, torniamo con la pistola. Inoltre il gioco ci spiega quanto già visto adesso, premendo la croce direzionale sinistra, puoi cambiare tipo di attacco passando dalla pistola a un'arma per il corpo a corpo. Se usi la pistola avrai munizioni illimitate, quindi possiamo sparare all'infinito anche se non facciamo un grandissimo danno. Va inoltre specificata un'altra cosa dal punto di vista tecnico, ovvero che il danno da pistola varia anche in base alla nostra distanza dal nemico. Più siamo vicini più gli facciamo danno, ma allo stesso modo più rischiamo di essere colpiti. Quindi è un po' un giocarcela di volta in volta per come anche la situazione cambia, al meglio delle nostre possibilità. Raggiungendo questa nuova area, sulla sinistra c'è una grande vetrata che si affaccia su una zona interna del laboratorio di ricerca, dove vengono creati per l'appunto tutti i soldati Magitek. Continuando ad avanzare sulla destra raccogliamo una coda di finisce e sulla sinistra un'altra registrazione audio da ascoltare. Registrazione del 21 ottobre 722. M24日12日記録。ME700 2月21日記録通り、かの者の提案で魔導コアを取り入れた魔導兵と死骸を融合させる実験を繰り返した。確かに死なない人間を作り出すことには成功したが、どれも兵士と呼べるレベルには達していない。そこで私は別なアプローチを決意した。魔導兵の元祖医療に人間の使用が検討されたことはなかったが、 これまで魔導兵の現在量に人間の使用が検討されたことはなかったが、死骸に侵される兵士は絶えず生まれている。死骸に侵させ機械死骸となった兵士からならば理想の魔導兵が生まれるかもしれない。かの者も言った、英霊の死を無駄にするなと。私も軍に携わった者としてその域に応えたい。あの魔導兵が、 Al termine di questa registrazione abbiamo capito che il ricercatore Besitia ha intenzione di utilizzare non più i demon come carburante, come anima per l'armatura Magitek, bensì gli esseri umani che comunque si ammuoiono frequentemente di plasmodium. Che cos'è il plasmodium? È quella polverina che si genera dalla distruzione di un demon e che può infettare un essere umano portandolo alla morte. Quindi le cose vanno di male in peggio.
e di qui un altro meccanismo di gameplay. Attaccando il nemico alle spalle puoi fargli una sorpresa fatale che ed eliminarlo sul colpo. Prova ad avvicinarti da dietro senza che se ne accorga, praticamente è un'uccisione stealth. Collegata a questo meccanismo c'è anche un trofeo di bronzo che ci richiederà di fare 3 uccisioni stealth all'interno di questo DLC. Questa prima uccisione non è valida per il contatore del trofeo, quindi è semplicemente un tutorial. Per cui non dovremo far altro che passarli accucciati e silenziosamente alle spalle. E poi quando li siamo vicini, seguire l'iconcina di X ed eseguire l'animazione di sorpresa fatale. Quando elimini un soldato colpendolo con una sorpresa fatale, se hai un'arma da fuoco puoi rubargliela. E questo, ragazzi, è il primo di, se non ricordo male, 3 trofei di bronzo relativi ad operazioni di gameplay da ripetere più volte. In maniera particolare ve lo seguo con più attenzione perché le possibilità di eseguire delle uccisioni furtive non sono molte all'interno del DLC, quindi se falliamo quelle poche che abbiamo, probabilmente diventa molto più complicato poi ottenere tal trofeo. Abbiamo ottenuto un mitra, premi destra per equipaggiartene e ce lo mettiamo. Per usare il mitra teniamo premuto L1 per mirare e poi R1 per sparare. L'analogico destro serve semplicemente per spostare il mirino sul televisore, sullo schermo, niente di più. Quindi come fosse una sorta di TPS, cioè spara tutto in terza persona. Quando il mirino è arancione significa che hai puntato il nemico, se il mirino diventa verde vuol dire che abbiamo puntato il punto debole del nemico, abbiamo mirato, quindi in quel punto faremo sicuramente più danni. C'è anche da considerare che il mira ha una buona cadenza di tiro e che quindi ha anche un po' di rinculo, cioè il fatto che l'arma mentre spariamo tende a muoversi un po'. Quindi dobbiamo anche stare attenti quando miriamo un nemico piuttosto distante da noi. Inoltre da quest'altra parte andiamo anche a raccogliere un'altra registrazione audio. 5 dicembre 722. Come detto anche prima, le cose non potevano che peggiorare e a questo pazzo psicopatico è venuto in mente anche di fare esperimenti sui bambini, non solo sugli adulti. Quindi sempre peggio. Inoltre, avendo ottenuto una nuova arma, per curiosità andiamo a vedere anche le sue caratteristiche e la sua descrizione. Mitra Touva, potenza 207, arma da fuoco ideale per sparare al chiuso o in luoghi angusti. Ottimo per le sue raffiche, infligge danni ingenti, chiaramente viene consigliata per luoghi chiusi e angusti proprio perché il mitra ha un'ottima cadenza di tiro, ma perde grande efficacia sulla lunga distanza ed è anche molto scomoda da utilizzare, quindi più il posto è stretto e meglio è. Continuiamo ancora ad avanzare dritto per dritto arrivando in fondo a questo corridoio e in teoria non c'è nulla di particolare. Quindi prendiamo qui la deviazione sulla destra e proseguiamo con l'obiettivo di missione principale. Sempre mitra alla mano. E in cima alle scale appaiono due nemici da iniziare ad eliminare. Quindi prendiamo il mitra e iniziamo a sparare. Ti hanno scoperto e reagisci eliminando il nemico, nulla di che. Perfetto, quando appare l'iconcina che potete intravedere dire la scritta che è arancione quel simbolino, significa che il nemico è in preda a stordimento, per qualche istante non potrà agire. Quando il nemico è sotto stordimento, quindi dopo che gli abbiamo fatto un po' di danni in breve tempo, possiamo inferire con un colpo basso premendo triangolo e gli infliggeremo danni molto più ingenti. Se invece gli dai un colpo di grazia con X, oltre ad eliminare il nemico all'istante, potremo anche rubargli l'arma, quindi ricaricare istantaneamente i proiettili del mitra o di altre armi presenti in gioco se ne stiamo equipaggiando un altro modello oppure l'armatura, il Magitek, impugna un altro tipo di arma. Di qui si attiva un altro trofeo, che non seguirò con attenzione come l'attacco stealth perché viene abbastanza da solo e ci richiede di fare 30 colpi bassi, non consecutivamente come l'altro trofeo, però in totale 30 colpi bassi. Quindi basterà fare il triangolo e partirà questa animazione. Per quanto riguarda invece il colpo di grazia rubando l'arma, andiamo vicino al nemico e facciamo X. Il nemico impugnava un mitra e quindi ci siamo ricaricati completamente i proiettili di mitra.
Questo in sostanza è il gameplay di questo DLC. Per schivare gli attacchi premi quadrato. Tienilo premuto quando invece vai a cucciarti per metterti a riparo. Siccome c'è una piccola barriera nera e gialla, ne approfittiamo per essere a riparo. Per cui teniamo premuto quadrato e ci accucciamo. Eliminiamo il primo Magitek con il mitra e con il colpo basso. Ci riabbassiamo ancora e attendiamo il secondo segmento di barra. Questo perché? Perché l'altro trofeo di gameplay, quindi il terzo trofeo di bronzo di questo contenuto aggiuntivo, ci richiede di scattare 10 selfie quando combattiamo contro dei nemici. Anche questo non ve lo seguo con gran cura perché viene abbastanza da solo e a piacere personale come per il colpo basso. Con selfie estremo puoi farti delle foto insieme al nemico che attacchi. Non ha effetti di danno, però riguarda questo, diciamo, achievement o trofeo che dir si voglia. Fatto anche questo, spariamo al nemico, colpo di grazia, arrivederci e grazie. Sistemato. Andiamo sulla sinistra e recuperiamo un altro oggettino consumabile, coda di fenice. Di qui, volendo, sempre il classico distributore Ebony per poter salvare i nostri dati di gioco. Proseguiamo lungo il corridoio. Da arrivati in fondo possiamo prendere dalla rastrelliera un mitra per ricaricare anche i nostri proiettili. Ricorda che puoi impadronirti delle armi dell'impero, quindi tutte quelle che troviamo ce le possiamo prendere. Ci abbassiamo ancora dietro la barriera e spariamo alla tanica esplosiva qui sulla destra. La tanica energetica, così da eliminare più nemici in un colpo solo. Cerca materiale oppure oggetti esplosivi e colpiscili, in questo modo infliggerai danni ingenti al nemico nelle vicinanze. Avanziamo con attenzione. Un bel selfie. E spariamo all'altra tanica lì sulla destra. Fatto anche questo, facciamo anche tutto il giro largo per esplorare un pochettino la zona. Di qui non c'è nulla. Intanto abbiamo il timer per quel obiettivo aggiuntivo, che a breve tenteremo anche di andare a completare. Ok, di qui potremmo anche utilizzare la Lea con bazooka, ma per il momento non ci importa, poi lo vediamo dopo insieme. E tornando sulla via principale dovrebbero apparire altri nemici. Eccoli lì giù in fondo, salvi. E mitra. Abbiamo completato l'obiettivo. Spariamo anche all'altra guardia. E gli facciamo un colpo di grazia per recuperare anche il mitra. Come avete visto, gameplay semplice, diretto, efficace, pulito e professionale. Nulla di più, nulla di meno. Se vi servono altri proiettili, c'è qui sempre la classica rastrelliera di armi. Per il bazooka non lo prendiamo ora, ma lo vedremo più avanti insieme come funziona. Avremo modo anche di usarlo e di leggerne le descrizioni. Apriamo quest'altra porta e ci mettiamo in quest'area un pochettino più grande rispetto alle precedenti. C'è un soldato con un fucile di precisione, rubaglielo per sparare agli altri, quindi una nuova arma. Di cui chiaramente possiamo anche eseguire un'uccisione stealth e questa vale come la prima di tre, quindi cerchiamo di farla bene e iniziamo già ad accumulare anche le uccisioni per questo trofeo. Molto semplice, le andiamo alle spalle, quando siamo abbastanza vicini, sorpresa fatale. Lo uccidiamo, ne prendiamo automaticamente la nuova arma che per l'appunto è un fucile da cecchino chiamato Lektarazig, una cosa del genere, e hai ottenuto il fucile, premiamo destra per equipaggiarlo. Lektaragis, vabbè, come diavolo si chiama? Perfetto, andiamo su prompt, andiamo a leggere anche la descrizione. Potenza 252, arma da fuoco riservata ai cecchini. Prendendo la mira con il mirino attivabile, il colpo è praticamente garantito a segno. Lektaragis, ce l'ho fatta a leggerlo bene. Perfetto, di qui iniziamo ad uccidere i vari nemici col fucile da cecchino, quindi sempre l'uno per mirare, in testa, obiettivo in verde, e spariamo. 4100. Andiamo sull'altra guardia magica che è qui sulla destra. Fatto anche questo, possiamo nuovamente andare da questa parte, quindi avanziamo ancora, ci abbassiamo. E vediamo che una guardia Magitek è ferma guardando in avanti, quindi ci dà le spalle, mentre l'altra viene verso di noi. Facciamo rapidamente il giro di questo pilastro e ci mettiamo qui dietro attendendo che passi il fuciliere imperiale che cammina. Ok, purtroppo si è fermato un po' in mezzo. Comunque, proviamo ad andare alle spalle e a fare un'uccisione a sorpresa. Ok, primo abbiamo fatto sorpresa fatale. Vediamo se facciamo in tempo anche con l'altro dietro di noi.
Non abbiamo fatto in tempo. Normale che fosse così. Ok, lo uccidiamo in fretta. Colpo di grazia, arrivederci. Il sistema difensivo ha rilevato la tua presenza. Attiverà i soldati nei paraggi. Distruggilo prima che sia troppo tardi. E comunque per ora abbiamo già 2 uccisioni stealth su 3. Per eliminare il nemico utilizza le armi che riesci a trovare, ma non dimenticare gli attacchi e le tecniche speciali. Di fronte a noi appare quindi il sistema difensivo, questa sfera argentata che vorrebbe creare dei problemi, ma non gli diamo neanche il tempo di crearli. Di qui raccogliamo una granata Lumen. Ah, hai ottenuto una granata, premi giù per equipaggiartene. Per usare le granate, preparale con R1 e dopo aver mirato con L, cioè dandogli anche una direzione se dovessimo averne bisogno, ma ricordate ragazzi che in realtà il gioco ha una sorta di mira automatica per il lancio della granata, quindi andremo a colpire il nemico più vicino a noi automaticamente. Rilasciamo R1 per lanciarla, nulla di che. Inoltre andiamo su equipaggiamento, su prompto, e vi vado a leggere anche la descrizione della granata Lumen. Potenza 480, ordigno utile ad abbagliare il nemico e impedirne i movimenti entro un certo raggio, grazie alla forte intensità della luce emanata. Questa è un'arma che fa sia danno, sia mette tutti i nemici colpiti in condizione di essere poi eliminati con colpi bassi di triangolo, quindi ci semplifica di molto anche l'eliminazione rapida di gruppetti di nemici, quindi non semplicemente il singolo, ma un numero più elevato. La andiamo subito ad utilizzare, utilizziamo semplicemente R1, lo premiamo una volta, spariamo la granata e di qui una raffica di triangolo in sequenza. Ed è così che l'abbiamo eliminati tutti quanti. Inoltre da questa rastrelliera possiamo anche prendere un bazooka, di cui vi leggo comunque sempre la descrizione. Abbiamo 3 missili a disposizione per bazooka, che si chiama Alea. Potenza 512, quindi effettivamente è l'arma più forte di questo contenuto, ma al solito è anche lenta e abbiamo solo 3 proiettili, 3 missili. Lancia razzi dalla grande stabilità, utile per colpire entro un certo raggio, quindi è un'ottima arma anche da media a lunga distanza o per colpire gruppetti di nemici, come nel nostro caso attuale. L1, mettiamo la mira, focalizzato il tutto, spariamo il missile con R1 e masteriamo così il gruppetto. Ripetiamo la stessa operazione anche per il soldato magari mancante. Ci mettiamo la pistola, facciamo i fighetti, un bel selfie, colpiamo un po' il nostro avversario, anche schivando con quadrato, quando lo portiamo in stordimento, X col colpo di grazia e ci prendiamo anche la sua arma, quindi oltre al danno anche la beffa. Considerate che per il mio stile di gameplay preferisco molto utilizzare la granata e il mitra, quindi tenderò sempre a cambiare eventualmente il bazooka o il cecchino con il mitra Tova, ma chiaramente se a voi piacciono le altre armi prendete anche e usate più spesso le altre senza alcun tipo di restrizione o di ammonimento. Fatto questo, proseguiamo ancora avanti, lungo sempre l'obiettivo della missione, ma anziché andare in fondo al portone ce ne andiamo sulla sinistra. Prendiamo questa deviazione e torniamo sui nostri passi. E tutto questo per raggiungere una piattaforma sopraelevata rispetto alla nostra posizione precedente per andare a raccogliere 2 oggetti consumabili. Il primo è una gran pozione e l'altro è un elisir, per cui attualmente possediamo 10 pozioni, 5 gran pozioni, 4 codi di finisce e 2 elisir, per cui anche la nostra scorta si sta facendo sempre più consistente. Continuiamo a cercare una via d'uscita e superiamo il prossimo portone di fronte a noi, raggiungendo così un'area esterna al centro di ricerca. Quindi torniamo a respirare un po' d'aria fresca. E nonostante il freddo sicuramente molto pungente e anche questa sorta di foschia, c'è da dire che le montagne sono veramente belle da vedere. Continuiamo ancora a proseguire di fronte a noi e raggiungiamo nuovamente un altro ingresso del centro di ricerca. Come vedete, in questa prima fase del DLC l'esplorazione è piuttosto guidata e lineare, oltre ad andare avanti non è che ci sia poi moltissimo da fare. Finché per l'appunto non raggiungiamo questa piccola stanzetta quadrata, al cui interno troviamo subito un oggetto consumabile, che è una gran pozione. Possiamo trovare un documento su questa piccola panca e lo andiamo a leggere. Sulla numerazione dei nuovi Magitek, 3 giugno 746,
in riferimento alla produzione dei nuovi Magitek si proceda alla numerazione secondo le seguenti modalità. Per i soldati 5 cifre a indicare il modello, seguite da 8 cifre a indicare il numero di serie. Per i neonati 4 cifre a indicare l'anno di produzione, seguite da 8 cifre a indicare il numero di serie. Quindi ufficialmente il 3 giugno del 746 l'impero ha deciso di trasformare sia i soldati esseri umani, ma sia anche i neonati nuovi nascituri, in anima da inserire all'interno delle armature soldati Magitek. Tutti con un codice a barre, lo stesso che ha anche tatuato prompto sull'avambraccio destro. Quindi cominciamo a fare le nostre prime congetture, al che prendiamo anche la registrazione audio qui sullo scaffale, relativa all'11 marzo 723. 魔導兵の量産が可能になる。今は量産化が困難な魔導兵だが、赤子の量産が軌道に乗れば、いくらでも作り出すことができる。この計画が達成された時、幾百万もの魔導兵が帝国を支えることになる。俺は一体何と戦った？ Inizia da qui la depressione di prompto e registrazione dopo registrazione la follia di Verstel Besitia si ingigantisce sempre di più. Prendiamo per l'appunto un altro nastro registrato su questo scaffaletto qui, su questa scatola, relativa al 3 maggio 736, quindi un bel po' di tempo dopo. Probabilmente non nato in questione è proprio pronto. E quindi ragazzuoli, detto, fatto, visto, spiegato e giocato anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per l'89esimo episodio della nostra serie di Final Fantasy XV e primo episodio del DLC dedicato a Prompto e tutto si conclude qui. Io come sempre ragazzi vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!